A Palazzo Medici Riccardi la personale di Cristian Balzano, promossa da Città Metropolitana col patrocinio di Regione Toscana, organizzata da Muse e Casa d'Arte San Lorenzo dal titolo Fuori dal Mondo. Opere che richiamano da antichi dipinti fatti con lamina d'oro, ma che qui in realtà l'artista ottiene attraverso un procedimento chimico usando foglie e arbusti, ridandogli una nuova vita attraverso questo frottage di immagini rielaborate. Fuori dal mondo è un concetto, è una visione, un punto di vista, è come appunto la pelle del mondo, no? C'è questa bambina che in qualche modo o vuole salvaguardare o vuole tirare come una rete in mare per cercare di recuperare il più possibile da questo mondo che in qualche modo ne abusiamo, no? Oppure potrebbe benissimo voler togliere la parte superficiale per andare a vedere cosa c'è più in profondità. Immagini che richiamano antiche carte geografiche, ma dove non esistono né confini né barriere. L'idea dei confini è un'idea che porta avanti da tempo. In questo caso appunto ho fatto delle mappe in cui ho evidenziato i confini dove esistono dei muri, li ho volutamente messi in acqua per vedere come un elemento così forte e potente come il mare, un elemento naturale, potesse agire. E in questa mostra l'artista si ispira alla famosa mappa del giullare realizzata alla fine del 1580, in cui si immagina un mondo così com'è all'epoca, sottoposto però alla vanitas dell'uomo che lo porterebbe alla distruzione a meno che non intervenisse Dio. L'artista contemporaneo oggi lo vede, lo analizza e propone un suo mondo che tiene conto delle divisioni, dei muri, delle guerre, delle differenze, ma propone un altro tipo di visione in cui le mappe, le bandiere si confondono, si fondono, si uniscono, immaginando che quello che soltanto un matto potrebbe immaginare oggi, che possa esistere un mondo diverso. La bandiera della Russia e quella dell'Ucraina che ho tagliato e ho ricomposto come in un unico paese, gli Stati Uniti d'America con il Messico, l'India con il Pakistan, quindi l'idea è quella di aprire e vedere cosa succede per cambiare in qualche modo il punto di vista e l'idea che normalmente viene utilizzata quando ad esempio esiste un conflitto, un contrasto tra due paesi ben distinti.